Avevamo disposto altre cose, altri programmi, altri arrivi, altri itinerari, ma la provvidenza ci ha portato qua oggi e devo dire che non c'è regalo più bello di poter essere qui quest'oggi in questo luogo, perché è un luogo speciale, un luogo particolare. Penso che ciascuno di voi arrivando qua sopra un po' di meraviglia l'abbia vissuta, e vivere la meraviglia per la bellezza del luogo penso sia un bel regalo che oggi vi abbiamo fatto. Perciò siamo tutti qua e tutti qua siete anche voi partecipi di questo grande progetto, il progetto della Cascina Don Guanella. Grazie di cuore. A tagliare per primi il traguardo sono stati Fabio Cini, senese del team SD Ciclico Paroli 8, chiudendo la gara in 3 ore, 13 minuti e 4 secondi, e tra le donne la portacolore del team Isolmant, Manuela Sonzogni. Ma a vincere è stata soprattutto la solidarietà, perché sono stati raccolti fondi per la costruzione, a fianco della Cascina Don Guanella, del ristorante Agribike, che sarà gestito dai ragazzi della comunità dell'Opera Don Guanella. Oltre 1.300 ciclisti al via per la Gran Fondo, che con partenza dal Lungolago di Lecco ha raggiunto Valmadrera, dove la cascina è operativa. I corridori, amatori e professionisti, hanno affrontato un percorso di 112 km e un dislivello di 2.220 metri. All'appello del religioso hanno risposto numerosi campioni, tra i quali Cadel Evans. Grazie per la splendida giornata e anche a tutti di contribuire e chiudere la strada. Questa è stata veramente un'esperienza, mi sembra speciale per tutti, chiudere tutta questa strada al pubblico è un grande impegno di farlo, ma anche un impegno sulla circolazione di tutti gli abitanti. Allora ringraziamo anche loro per aver permesso a noi di girare liberamente un giorno come oggi.